Ci siamo. Buongiorno. Lo schiso è tornato come schisa, ragazzi. Se questa mattina ancora ho le pupille un po' di là. No. Vabbè. Sta pieno. Sento l'odore. Vedo poco, ma sta pieno di figa, mamma mia. Com'è possibile la mattina così? Cioè, veramente. Oh, vabbè. Che soddisfazioni, ragazzi. Tina parte ancora meglio. Con un buon profumo. Isagi. Oh, vi ricordo 5 fragranze tutte da scoprire. Mandate una mail. Informazioni, mandate una mail. Isagi. fede@gmail.com, vi risponderanno entro 24 ore. Eccoli. 5 fragranze unisex. Oh no, non hai messo le chiavi del carro armato? Eh? Non le hai messe? Le chiavi o no? O no? Le chiavi? Le chiavi del carro armato? Eh? Dove l'hai messo? Fermati, mannaggia il bamboccio! Dove l'hai messo? Ah. Eh? Oh! Dove l'hai messo? O no? Dove l'hai messo? Ma che vuole? Le chiavi del carro armato. E meglio i cani la si fa. Niente, stamattina non si può prendere nemmeno il carro armato. C'era tutta quella figa. Ma io come fuori adesso scappa? Boh. Tanti me l'avete fatto notare, la nuova moda è la banana pochette. È l'ultimo grido, veramente è. Quando vi presentate con una con la banana in tasca, tanta. No, mi ha levato il Babbo Natale. Babbo Natale, ma adesso non c'ho tanto tempo per andarlo a ricercare, ma lì sono pazzi. Adesso quando torno mi sentono. Invece sto a sentire freddo. Mamma mia! Freschino, eh! Guarda senza Babbo Natale, che tristezza! Ho paura di scendere dalla macchina perché c'ho Venere, Saturno e Plutone pure, capito? Il cane di Topolinone, Plutone pure che mi può essere, mi aggredisce, mi mosca, mi fa qualcosa, non lo so. Ma io veramente, ma questi, cioè, ma che cazzo si sono bevuti, fumati, so come dico io, oroscopati la testa, madonna santa, io veramente, guarda, ma andate a fanculo, va. Mamma mia, raga. Oggi sono cotto. Ah, dole, ma dole forte. Sto la frutta. Comunque, anzi, guardate. Colatina dell'Inter, questa me l'hanno andata Lukaku e Andrea, me l'hanno spedita e questa sera guarderemo la partita insieme al nonno perché l'altra volta non l'abbiamo vista e ha pareggiato l'Inter, quindi torneremo a vederla insieme. Qui qua, ma soprattutto eccolo qua, il santino di Zlatan che andrò a mettere tra i santi di Nonna Maria. Ogni promessa è debito, anzi scusate il ritardo, scusa. Cintura allacciata, sicurezza importantissima. Chiaramente, anche se stasera c'è il derby, io ho fatto una promessa e quindi la devo mantenere. Ma la mia fede rimane interista. Quindi, Ibra, ok? Grazie. Guardate l'allegra truppa. Ne manca guarda chi c'è, non vedo di qui. Ma Ibra, salutelo. Ciao Ibra, ciao Zlatan, e dove sta? Leggenda del calcio. Chi è? Ma questo la conosce Ibra? Che parente mio, ma già hai bevuto ancora? Grande Venditti, lascia perdi, fammela. In questo periodo dove tante persone purtroppo sono alla ricerca del lavoro, hanno perso lavoro, c'è però un'azienda che sta assumendo e
Vi lascio il tag di Gianluca, scrivete a lui per informazioni. Eccoci qua, guardate. Mettiamo? No, no, Mario. Pronti, pronti. Domani faremo uscire il video. Adesso ci organizziamo un attimo. Già in mente ho una cosa come fare, eh? Certo, tutti contenti. Tu sei di testa di cazzo. Io sto parlando. Non sei contento? Sì, come no? Sono contento. Ma non è la pillatrice. No, è lui che ci ride e io sto balbuccio. Perfetto. Sei ma perfetto. Ma io per cosa sta questi cuci? Perché tocca fare l'investitura ufficiale di là. Ma la sto facendo. Ma zia con te. La sentissimo. Guarda. La mignotta. Perché? Di là, Che è o no? È un cane in filo mignolo. Ma perché? Perché sì. Ma dico sì. Ah, di cucì, troppo occhio, c'è di cucì. Pepe. Chi sei? E sale. Che sei? Cardinale che? A me sembra di... Cardinale che? Di coglioni. Va! Cardinale. Tu hai da già fanculo. Ma perché? Se tu cantavi... No, le Cesarea l'incenso. Vabbè, 2000 è una stellina di Capodanno. Finisce, questa. Questa è un'investitura importante. Questo video. Ma mi frega un cazzo. Domani uscirà il video. La parte di qui, dove l'hai messo? Uscirà il video domani o no? Sì, sei sì, contento? Sì, sì. Come ti sei sentito a farlo? Sente. Come ti sei sentito? Mi sono rotti i coglioni. Vado a precisare, prima che inizia la partita, che sono interista. Questo è un gioco, ragazzi, è un divertimento. Io perché il calcio per me è così. È uno sport, è un divertimento. Bisogna anche saper scherzare come nella. Quindi non incominciamo dopo hai portato merda, ne hai portato merda, hai portato fortuna. Io, ecco, l'ho detto. Per me questo è come intendo il calcio, ma anche come intendo la vita. Bisogna sorridere e scherzare. E delle volte smorzare un po' i toni perché ci sono... altre problematiche, altre cose che meritano più interesse sicuramente e meritano più attenzione. Quindi il calcio per me è un divertimento. Vai, vai! Mamma mia, è incinta un'altra volta, o no? Oh no, è incinta, guarda! Oh no, guarda, è incinta, guarda! Oh! È incinta! Che lavoro? Ah, una mozzarella gravida. Ma mamma mia. Com'è? Oh no, com'è? Sta piena, oh. Sta piena. Assaggio. Che lavoro? Assaggio. Mica ne ha fatta una. Ne ha fatta una. No, quanto è buono. No, non fa come Hammurabi, il mio amico Michelone Speroni per l'olio, bruschetta al top, com'era? Grazie, buonissimo. Buonissimo, due latte ce ne ha portate, grazie Michi, grandissimo. Metti un goccino. Scemo. Metto l'olio. Scemo, mi rompe il bicchiere, Dio, campo. Perché tu scocci il bicchiere? Ma campo di chi? Campo dei fiori. VAR, scusa, vediamo la moviola incredibile, c'era incredibile al VAR, stanno discutendo, incredibile. Stanno pensando, non peggiorare. Stanno discutendo, attenzione, secondo me ammonizione, incredibile. Scaldando, fa lo skip. Fa lo skip. Come sarebbe? Fa lo schifo? Fa lo schifo, no. Ma qual è schifo? Che è schifo? Fa lo skip, dai. Oh. Fa lo skip, dai. Ma cosa fa? Lo skip. Ma quello? Oh, eccoci qua. Vai. E io sono Lucano del Murigno. E adesso andiamo a vedere la partita. Forza Inter, vero? Sempre. No. Fa freddo sui piedi. Ma no! Guarda, te Lukaku ha tirato! Gliel'ha parato! Ma chi? Chi? Lukaku! De dove è Lukaku? Gliel'ha parato, è Mourinho!
Guardato cazzo la puttana! Ma chi? Lukaku! Ma chi? Lukaku de Wing! Ma chi? Chi? Ma va a fanculo! Che è successo? Viene considerata regolare. Ho segnato, bello me. Chi ha segnato? Ibra segnato. Zlatan. Quindi si riprende a giocare con il Milan in vantaggio per 1-0. Giro sulle. Chi ha segnato? Milan e poi Inter. Ma rompi coglioni, no, me ne voglio la più da lui. Ma chi? Ma quel salame, che ne so chi è? È il salame. Che ha fatto? Tira il pallone a dietro. E dopo? E dopo? E dopo? Dopo va a fanculo. Dopo? Non mi piacciono. Perché? Non mi piacciono. Perché? Non mi piacciono come giocano. Non mi piacciono, non mi piacciono. Adesso l'arbitro, le punizioni tutte contro. Tu guardi. Perché sono gelosi. Eh già. Tu da chi vuoi più bene? Dai Ibrahimovic o da Lukaku? Non vuoi bene da nessuno di due. Per me, che mica c'ho da fare l'amore. Quindi calmi ragazzi, dai, è una partita. Litigano. Litigano per venire a mangiare i cappelletti di qui. È vero, è per i cappelletti. Già. Quindi noi lo sappiamo, per i cappelletti stanno litigando, vero? Certo. Ecco perché. È uscito prima per venire a mangiare i cappelletti. Sei contento? È certo che sono contento. Sei contento o no? Sì. Sei contento o no? Oh, basta che la smette, eh? Ma sei contento? Ma voglio a fanculo. Ah. No. Sì, no, no. No, e non ho visto mai che dall'arbitro gli fanno i massaggi. Che ne fa? Dai quattro cazzotti. No! Sì, perché? Sì. Perché? È perché l'arbitro per bene. Ma... Che no! Harrison! Chi? Harrison! Chi ha segnato? Vaffanculo! No! Tu! Il tira che balla! È saltato tutto! Chi ha segnato? Oh! Oh. Inter! E allora questa coppia qui sopra su questo appartamento ha ancora portato fortuna incredibile, quindi tutte le partite le vedremo qua. Sì! Fermati! Mannaggia il croci! Io portavo fortuna anche le ciabatte, eh. Fa vedere le ciabatte dell'Inter, eccole, guarda, guarda che ciabatta, guarda che piede sulla ciabatta, guarda, guarda, guarda. 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 Culo de, eccolo il culo de nonno porta fortuna. Lukaku, de dov'è Lukaku? De Mourinho. Chiappalo. Che è? Questo che è o no? Che è? Chiappalo. Cavo la ciabatta dalla lontana destra, sa. Eccolo Lukaku de Fuligno. La prossima la guardiamo insieme? Sì, sì. Coccodrilli, ci siamo divertiti anche oggi. È bello. Questo è lo spirito giusto. Questo è quello che mi piace. Questo è quello che mi piace trasmettervi. Il rispetto anche, per esempio, tra Inter e Milan. È bellissimo che tanti milanisti hanno scritto: grazie, ci hai fatto divertire. Abbiamo perso, ma ci hai fatto divertire. È questo, ragazzi, voglio trasmettervi. Perché è importante. È importante, sì, il risultato, però. Anche ridere e scherzare insieme, quindi vi voglio bene, grazie ancora, io vado a dormire, sono esausto, ci vediamo domani, domani mattina alle 9 io mi alleno, chi vuole può partecipare alla diretta, sicuramente domani starà pieno, e niente, ci vediamo domani, bye 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 bye, buonanotte, ciao!